Le destre estreme avanzano in Europa, ma il PPE cresce e poche ore dopo l'uscita dei primi risultati elettorali esulta, confermandosi la prima forza dell'emiciclo di Bruxelles. We will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them. La maggioranza Ursula, con i popolari uniti e degli ammaccati socialisti e liberali, si proietta verso la guida delle istituzioni comunitarie, grazie ai 400 seggi cumulativi guadagnati, che però non mettono al riparo dai franchi tiratori. L'onda nera che alcuni temevano non ha travolto il Parlamento europeo, ma ha scosso i governi nazionali di Francia, Germania e Belgio. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave. Lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. L'Eliseo trema quando il presidente francese annuncia nuove elezioni, dopo che il suo partito è stato doppiato alle urne dal Rassemblement National di Marine Le Pen e del suo enfant prodige, Jordan Bardella. J'invite ce soir tous les Français, d'où qu'ils viennent, à nous rejoindre et à venir travailler à nos côtés. Le chemin qui conduit au renouveau sera exigeant, mais nous sommes prêts à y conduire le pays. Vive la République et vive la France. E se Parigi si appresta a nuove elezioni con le Olimpiadi alle porte, a Berlino il cancelliere Scholz, che vede crollare la sua espede, è sotto il fuoco incrociato di chi chiede di seguire la stessa strada dei vicini e riaprire le urne. Il risultato shock dell'ultradestra dell'AfD, secondo dopo la CDU della stessa von der Leyen, risuona in tutta Europa, mentre le altre forze di governo, Verdi in primis, crollano nei consensi rispetto a 5 anni fa. Un voto, quello che si è concluso lo scorso 9 giugno, fatale anche per il premier belga De Croo, che in lacrime, dopo che il suo partito ha ottenuto poco più del 5%, ha annunciato le sue dimissioni. Mentre nell'est Europa Orban vince ma subisce una battuta d'arresto, in Polonia la coalizione civica dell'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk riesce per la prima volta a spodestare i sovranisti del PiS. Così come regge anche il governo spagnolo di Pedro Sánchez, nonostante il sorpasso dei popolari. Nella lunga notte elettorale a festeggiare è anche un altro esecutivo, quello di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è diventato il partito italiano con il maggior numero di seggi all'Eurocamera. Adesso è il momento delle alleanze, quel gioco di ruoli che porterà alle nomine dei vertici delle istituzioni. Le carte sono sul tavolo e tra i principali player ci sono 3 donne che in queste elezioni hanno potuto gridare alla vittoria. E questo è il quadro che ci ha ricostruito Carolina Sardelli. Ben ritrovati a Together, come sempre in partnership con il Parlamento europeo. Prima puntata dopo le elezioni, un voto atteso che ha chiamato alle urne centinaia di milioni di cittadini aventi diritto, che ha riservato anche qualche colpo di scena. Molti nodi restano ancora da sciogliere, a partire dalla formazione dei cosiddetti gruppi parlamentari, ma quello che conta veramente è che quel processo che porterà alla formazione del Parlamento e in un secondo momento della nuova Commissione è iniziato. Un viaggio, il nostro, che entra nel vivo, ne parliamo con i nostri ospiti, ve li presento subito. In studio con me Camilla Lauretti, europarlamentare del PD, ben ritrovata, benvenuta. Buon pomeriggio. E in studio c'è anche il professor Gianluca Passarelli, professore di scienza politica alla Sapienza. Buongiorno, grazie. In collegamento Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Buon pomeriggio, ben trovati, grazie. E allora, professor Passarelli, partirei subito da lei, le chiedo un'analisi complessiva di quello che abbiamo appena visto. Lei è alla cattedra in scienze politiche, da anni si occupa di equilibri, ha scritto anche vari libri, l'ultimo Stati Uniti d'Europa, eccolo qua, un'epopea a 12 stelle, un'Europa in cui in questo momento c'è incertezza. Quello che possiamo dire è che per una volta l'incertezza non è causata dall'Italia, ma dalle crisi identitarie che stanno attraversando, e lo vediamo proprio in questi giorni sui giornali, paesi come la Germania ma anche la Francia. Vede più luci o più ombre in questo contesto? Penso che sia un momento molto difficile per l'Europa. L'Europa deve decidere che cosa vuole fare da grande, e quel motore, il motore
diciamo, a due combinazioni tra Parigi e Berlino, in questo momento si è inceppato. Si è inceppato probabilmente per un messaggio poco chiaro da parte del governo tedesco e di quello francese su ciò che volevano per l'Europa del futuro, e quindi i cittadini hanno percepito un messaggio più chiaro provenire invece dalle forze nazionaliste, in quella direzione hanno sostenuto. Però nel complesso bisogna considerare gli equilibri più generali. L'Europa non è come gli Stati Uniti, dove c'è un meccanismo di due partiti, uno vince e l'altro perde, un presidente che viene eletto. Ci sono dei gruppi parlamentari, questi gruppi parlamentari, la famiglia socialista e la famiglia popolare, nel complesso mantengono le forze che avevano in precedenza. Quindi l'accordo gioco forza si farà tra i popolari socialisti, il gruppo di Macron, che pure esce fortemente ridimensionato, e probabilmente, bisognerà vedere in che modo, anche dipendendo dalla candidata o dal candidato alla Commissione, del gruppo guidato in Italia dalla Presidente Giorgia Meloni. Quindi io direi che nel complesso quello spostamento che c'è stato a destra non avrà forti ripercussioni all'interno della Commissione, sono più equilibri nazionali, anche perché, mi fermo, per eleggere il Presidente della Commissione c'è bisogno del voto del Parlamento, che dopo Lisbona può anche sfiduciare il Presidente. Quindi è vero che il Consiglio con i capi di Stato e di Governo può indicare, però bisogna tenere anche conto di quegli equilibri che in Parlamento, dicevo, nel complesso rimangono abbastanza stabili, permettendo a socialisti, Renew e popolari di eleggere un Presidente. Ecco, a proposito di equilibri nazionali, vediamo come questi poi vanno a influenzare tutto il resto. Onorevole Lauretti, innanzitutto complimenti, lei è stata rieletta. Quanti voti ha preso? Ma ora i definitivi ancora non li abbiamo, sembra più di 60.000 preferenze nella circoscrizione dell'Italia centrale. Ecco, insomma, gli italiani hanno voluto premiare lei e il lavoro fatto da Elie Schlein in questi ultimi mesi, e poi bisogna vedere cosa accadrà anche con i vostri colleghi oltre, fuori dai nostri confini. Ancora i numeri so che non sono certissimi, c'è quasi un testa a testa tra voi e poi i socialisti spagnoli. Quel che è certo è che davvero vi candidate a essere quasi la prima delegazione nel gruppo dei socialisti europei, una bella responsabilità. Che impronta volete dare alla nuova legislatura come PD? Penso una bella responsabilità, anche perché le sfide dei prossimi 5 anni del Parlamento europeo sono sfide importantissime, che sono le sfide che abbiamo raccontato in questa bellissima campagna elettorale del Partito Democratico. Elie Schlein è stata la nostra segretaria in più di 120 piazze italiane, che penso che poi sia stata una campagna elettorale che ci ha premiato. Ci ha premiato perché siamo, come Partito Democratico, anche il partito che rispetto alle politiche è cresciuto di più. E ci ha premiato anche, naturalmente, come diceva lei, come delegazione. Saremo la prima o seconda delegazione all'interno del gruppo dei socialisti democratici, che, ricordiamo, è comunque il secondo gruppo dopo il Partito Popolare Europeo nell'aula del Parlamento Europeo. E quindi si appresta la stessa maggioranza che in qualche modo ha guidato questi anni del Parlamento Europeo a restare in piedi, che è quella appunto con il Partito Popolare Europeo, i socialisti democratici, il Renew, e ora poi vediamo, come diceva lei, le prossime alleanze. Le sfide sono soprattutto e riguarderanno soprattutto una Europa più forte e più unita, anche perché abbiamo da affrontare e non solo da invocare la costruzione della pace. Non dimentichiamo che ci sono sia in Ucraina ma anche in questo momento in Medio Oriente questioni da risolvere il prima possibile. Anche la politica migratoria è un altro tema che sicuramente deve essere affrontato, e nella scorsa legislatura non abbiamo concluso perché il patto asilo e migrazione per noi non era una buona definizione e conclusione per risolvere le politiche migratorie. E poi sicuramente noi abbiamo un altro tema, che è la transizione ecologica. Lo dico perché il Patto Verde è stato in realtà firmato nel 2019 dalla von der Leyen per avere anche i voti dei socialisti come Presidente della Commissione,
Io penso che invece negli ultimi mesi di questa legislatura su questo si siano fatti troppi passi indietro. E allora bisogna essere un po' più coerenti. Quello sarà uno dei temi che noi sicuramente chiederemo di affrontare, perché riteniamo che la costruzione di un nuovo modello di sviluppo sia necessaria. A essere stato rieletto è anche Carlo Fidanza, quindi in bocca al lupo anche a lei per questi prossimi 5 anni. Penso che non possa nascondere la soddisfazione di vedere pienamente promosso il governo Meloni, tra i pochi, forse l'unico in Europa che non solo è stato confermato ma che ha anche guadagnato punti mentre tutti gli altri sono calati o forse hanno fatto fatica davvero a restare a galla. C'è però un dato che fa riflettere, parlando diciamo in generale del voto, che è quello dell'affluenza. In Italia è in calo rispetto al 2019 e non arriva al 50%, come se lo spiega? Beh, è un dato che purtroppo è un segno, una discesa costante della partecipazione al voto alle elezioni europee. Questa volta, per la prima volta, si è andati sotto al 50%, seppur di poco, ma abbiamo purtroppo dati simili un po' in tutta Europa, devo dire da tempo, anche nelle elezioni politiche nazionali. Peraltro l'Italia è stata sopra in queste elezioni europee rispetto alla media europea di partecipazione al voto alle elezioni europee, il che è tutto dire, insomma, no? Noi giustamente ci lamentiamo perché per noi è un campanello d'allarme, ma la media europea è addirittura più bassa, quindi è assolutamente qualcosa su cui bisogna riflettere anche quando si vincono le elezioni. Noi naturalmente siamo molto soddisfatti dell'esito di questo appuntamento elettorale che si è svolto a un anno e mezzo dall'insediamento del governo Meloni, un anno e mezzo irto pieno di difficoltà tra le crisi internazionali, la situazione economica che ci è stata lasciata dai governi precedenti, insomma molte complessità rispetto alle quali il governo ha agito con coraggio e gli italiani ci hanno premiato e soprattutto hanno premiato l'intero centrodestra, cresce Fratelli d'Italia, ma vanno bene anche Forza Italia e la Lega. Questo assicura una navigazione serena ancora per i prossimi anni al governo Meloni e fa del governo Meloni il governo più forte in questo momento, sicuramente tra quelli dei grandi paesi europei fondatori, se compariamo naturalmente il nostro risultato in particolar modo con quello francese e con quello tedesco. Questo ci fa ben sperare per le prossime settimane di negoziato, in cui naturalmente il nostro primo ministro Giorgia Meloni sarà impegnato a portare a casa il meglio possibile, il massimo possibile per l'Italia. A proposito di affluenza, abbiamo visto come è andata in Italia, ma negli altri 27 stati membri, lo chiediamo a Valeria De Marche. Laura, vediamo uno degli aspetti più sentiti quando si parla di elezioni, ovvero l'affluenza. Vediamo allora com'è andata nell'ultima tornata delle europee. Intanto il dato medio relativo ai 27 stati membri è del 50,9% di affluenza, un dato che è in linea con le precedenti elezioni del 2019, ma che non è poi così alto, visto che a conti fatti circa poco più di un cittadino su due si è recato a votare. Invece, per quello che riguarda i singoli casi specifici dei 27 Stati membri, vediamo che i primi due paesi che ci saltano all'occhio sono Belgio e Lussemburgo, che arrivano quasi al 90% e sopra l'80%, sono dei dati decisamente molto alti, che però sono presto spiegati dal fatto che in questi paesi è in vigore l'obbligo di voto, quindi insomma i cittadini hanno avuto un grosso incentivo a presentarsi ai seggi. Lo stesso non si può dire di Grecia e Bulgaria, invece, dove è sì in vigore l'obbligo di voto, ma evidentemente le sanzioni non troppo rigide, non troppo costanti, hanno fatto sì che i cittadini si sentissero in qualche modo meno coinvolti. C'è poi un nutrito gruppo di paesi in cui l'affluenza si attesta circa al 60%, questi paesi sono Danimarca, la Germania col 64%, ma anche l'Ungheria e Cipro, e vi faccio notare anche il dato di Malta che è buono, ovvero 73%. L'Italia la vedete esattamente a metà di questo grafico, perché infatti è tendenzialmente in linea con la media europea, 49,7. E diciamo che quasi tutti i 27 Stati membri hanno votato dal 7 al 9 giugno, ma ci sono dei casi particolari che vi voglio sottolineare, ovvero la Finlandia, che ha allargato la finestra elettorale facendola iniziare il 29 di maggio per permettere insomma a tutti i cittadini che dovevano affrontare un viaggio, vista la vastità del paese e la bassa densità di popolazione, di poterlo fare per arrivare insomma in tempo, organizzarsi per poter votare. Addirittura quelli residenti fuori dal paese hanno potuto votare per posta. Infine l'ultimo, un unicum, è l'Estonia, che per la prima volta ha dato a disposizione il voto elettronico sia di persona sia online, e però nonostante questo insomma i dati non premiano più di tanto, perché l'affluenza è arrivata al 37,7%. Però insomma un esperimento che vale la pena di segnalare. Laura, a te.
Grazie Valeria, ritorniamo in studio. Professor Passarelli, guardando l'esito del voto c'è un dato che è emerso chiarissimo fin dai primi esiti del voto, ovvero la rinnovata forza delle destre, penso all'AfD in Germania, ma naturalmente anche a Marine Le Pen e al Rassemblement National. Ecco, la voglia di centro, fatta eccezione per il grande risultato che è stato portato a casa da Antonio Tajani e da Forza Italia nel nostro paese, lascia spazio alla voglia di posizionamenti più netti? Siamo di fronte a un nuovo bipolarismo, come tanto sentiamo dire in questi giorni? Ma io su questo non sono d'accordo, non penso che siamo di fronte nel caso italiano a un nuovo bipolarismo, anche perché non vedo i poli, nel senso che nel caso del centrodestra abbiamo tre partiti che sono addirittura a Bruxelles in tre gruppi parlamentari diversi, uno di estrema destra, uno cosiddetto riformista e conservatore e uno del Partito Popolare. In Italia c'è il PD che è nel gruppo dei socialisti e democratici, il Movimento 5 Stelle che non sceglie di non scegliere e così via. Poi ci sono i Verdi che però sono meno rilevanti. Vedo piuttosto un bipersonalismo, cioè di queste due leader, Meloni e Schlein, che un po' si beccano e un po' si sostengono a vicenda perché involontariamente, perché nel proprio campo sono il dominus dello schieramento. Però i due partiti sono nel complesso rispetto al passato due partiti ancora deboli per essere completamente egemoni ed egemonici nel proprio campo. Consideriamo che entrambi superano di poco il 50% rispetto a quello che succedeva ad esempio negli anni 70 o 80. E per quanto riguarda il centro, sì, c'è una possibilità per il centro, anche perché nel resto di Europa si è andato verso l'estrema destra, perché quelli che lei citava sono partiti di estrema destra, Le Pen, la stessa di cui fa parte anche il gruppo Lega, Alternative for Deutschland, con delle venature anche diciamo di revanchismo nazista addirittura. Quindi c'è voglia di forze moderate che abbiano un approccio più moderato, e quella è la storia di cui voi parlate benissimo, con i vostri servizi, di un'Europa fatta di persone che avevano questa visione per tenere insieme, certo, quella diversità che è poi il motto dell'Unione Europea, unità nella diversità. Quindi c'è spazio per i costruttori di Europa e per i costruttori di pace, appunto, perché l'Europa è dopo tutto un sogno ma anche un progetto di pace. Come se lo immagina Camilla Lauretti il nuovo Parlamento europeo? Finirete per appoggiare o meno la nuova maggioranza Ursula 2.0? Questo potrebbe significare anche governare insieme ad altre forze, non parlo del PPE con cui già avete esperienze di alleanza, penso per esempio ai conservatori, come la vede? Questo più che sui nomi, mi piace pensare a quali saranno le prossime sfide e le prossime politiche che dovrà affrontare il Parlamento europeo. Allora mi piace dire che subito dopo questo le alleanze bisognerà farle con chi crede nell'Europa, nel futuro dell'Europa, in quell'Europa più unita e più forte di cui parlavo prima, e non chi crede nell'Europa delle nazioni e l'Europa vuole distruggerla. Quindi mi sembra difficile, anche tutti i partiti socialisti che poco prima delle elezioni si erano visti a Berlino, lo avevano detto, fare alleanze con partiti conservatori o le estreme destre che nell'Europa a nostro avviso non ci credono. Vediamo quale sarà anche la strada che prenderà Ursula von der Leyen. Mi sembra che stia facendo già i primi incontri con i diversi leader dei partiti, si deciderà molto in queste ore, no? Perché poi ora ci sono i primi incontri tra i leader dei partiti che hanno ottenuto più voti all'interno del Parlamento europeo, andando verso le prime riunioni. Noi avremo le prossime settimane le prime riunioni dei socialisti e democratici, naturalmente vedremo anche quali saranno le decisioni all'interno di tutti i paesi e le delegazioni, e naturalmente andiamo verso il 16 luglio, che sarà il momento in cui eleggeremo prima il o la
Presidente del Parlamento europeo e il 18 luglio il o la Presidente della Commissione. A Strasburgo la prima plenaria, una data clou. Ecco, Carlo Fidanza, una domanda che immagino tutti le staranno sottoponendo, perlomeno in queste ultime ore. Vi sentite più vicini ai popolari o agli esponenti del gruppo Identità e Democrazia? Penso a Matteo Salvini, ma anche a Marine Le Pen. No, intanto mi permetterei di dire che io non condivido praticamente nulla di quello che ho ascoltato nei due interventi che mi hanno preceduto. Sento dire dal professore che non c'è una coalizione di centrodestra, che non ci sono le coalizioni. Il centrodestra è una coalizione che governa insieme a livello nazionale, governa 15 regioni su 20, è una realtà politica di questo paese solida da 30 anni e non credo che si possa paragonare con la confusione che c'è nel campo opposto e neppure che si possa dire che non ci sono dei partiti leader, perché oggi Fratelli d'Italia prende quasi il 29%, il Partito Democratico a sinistra prende il 24%, è chiaro che da un lato il Partito Democratico è la forza maggioritaria di un campo che non è una coalizione, Fratelli d'Italia è la forza maggioritaria di un campo che è una coalizione, che governa insieme, quindi come si facciano a fare delle analisi politologiche di questo tipo paragonando delle cose che non sono paragonabili, io professore francamente rimango basito. Dopodiché alla collega Lauretti io vorrei ricordare che i cittadini europei hanno parlato e hanno dato un responso chiaro. Oggi ci sono tre gruppi politici in questo Parlamento che aumentano, sono i popolari, subito dopo i conservatori e subito dopo il gruppo DD. I socialisti scendono di poco ma scendono, i verdi scendono, i liberali prendono una batosta clamorosa. Questo che cosa vuol dire? Che c'è stato un rifiuto, una critica da parte dei cittadini europei rispetto alle ricette che sono state portate avanti negli ultimi 5 anni. L'estremismo verde che ha messo in ginocchio la nostra industria, la nostra agricoltura, l'immigrazionismo, le porte aperte a chiunque voglia entrare nel nostro continente senza controllare i flussi migratori, tutte queste sono ricette che sono state sconfitte. Quindi io mi auguro che i popolari che hanno preso voti di centrodestra li spendano verso il centrodestra senza continuare a fare la stampella delle politiche suicide della sinistra rosso-verde. Fidanza, ma voi chi appoggerete? Poi è chiaro che naturalmente lei è libero di esporre le sue idee. C'è da fare un voto in Parlamento su una proposta che il Consiglio europeo, cioè i 27 leader, faranno rispetto al candidato presidente della Commissione. Su questo voto ci esprimeremo, naturalmente dipenderà, essendo noi il partito del Presidente del Consiglio italiano, da quale sarà il pacchetto complessivo che verrà proposto, compreso ovviamente quello che spetterà l'Italia. Mi riferisco evidentemente anche al portafoglio che riguarderà il commissario italiano. Giorgia Meloni sarà protagonista di questi negoziati nelle prossime settimane, vedremo quale sarà l'esito dei negoziati e di conseguenza decideremo. Ovviamente per noi è impensabile fare un'alleanza parlamentare, una maggioranza parlamentare stabile con la sinistra, esattamente quanto lo è per la sinistra farlo con noi, quindi è un tema che non esiste in questo momento. E vedo qua l'onorevole Lauretti che anche noi dobbiamo rispondere a questa domanda, ma è una cosa che non esiste, siamo all'opposto. Siamo tutti d'accordo, Fidanza. Possiamo sommarci un'ultima cosa, velocissimo, perché poi devo andare avanti con la trasmissione. Fidanza, un'unica cosa su cui non siamo d'accordo è che abbiamo deciso che il nemico delle destre doveva essere il Green Deal e Timmermans invece ha aumentato il suo gruppo, ha aumentato i parlamentari. Vada a vedere bene i dati. No, guarda che Timmermans Fidanza. Rimandiamo questa conversazione, questa è una promessa, dopo il 16 luglio ci ritroviamo, così abbiamo modo anche di ragionare su dati più certi. Io devo andare avanti con la trasmissione perché ci sono altri contributi interessanti che ha realizzato per noi la nostra redazione. Una grande incognita prima di questo voto era i giovani, ci si chiedeva se fossero a conoscenza del funzionamento delle istituzioni, se sarebbero andati a votare. Torno da Valeria De Marche. Laura, occupiamoci adesso dei giovani. Vediamo come sarebbe andata se in Italia avessero votato solo gli under 30. Lo vediamo subito perché il partito a ottenere il maggior numero di voti è stato il Partito Democratico, il 18%, seguito poi da Movimento 5 Stelle, 17% e Alleanza Verdi Sinistra con il 16%. Troviamo invece al quarto posto Fratelli d'Italia, che invece sappiamo bene a livello nazionale ha ottenuto invece il maggior numero di consensi, quindi la classifica è diversa e possiamo dire che tendenzialmente i giovani italiani hanno votato a sinistra. Lo stesso non è accaduto invece in altri paesi europei come Francia e Germania, perché in Francia, guardate,
I giovani tra i 25 e i 34 anni hanno votato nel 32% dei casi Rassemblement National, ovvero il partito fondato da Marine Le Pen. Mentre in Germania i giovani tra i 16 e i 24 anni hanno votato nel 17% dei casi la CDU con il partito di estrema destra, l'AfD. Laura, prima di restituirti la linea, un ultimo dato, quello relativo ai fuorisede, che per la prima volta quest'anno hanno potuto esercitare il voto in Italia, perché è stato permesso loro, insomma, di andare alle urne nonostante non si trovassero nel luogo di residenza. Guardate un po', il dato non è così significativo, visto che la percentuale è minima, soltanto il 5% degli aventi diritto ha fatto richiesta di usare questa opportunità, ma ad ogni modo il partito che ha ottenuto la stragrande maggioranza dei voti, ovvero il 40%, è l'Alleanza Verdi e Sinistra. Laura, a te. Grazie Valeria, ultimo giro di domande. Professor Passarelli, in 20 secondi le prossime priorità, so che è difficilissimo. Beh, certamente la politica estera sarebbe interessante se il nuovo presidente della Commissione mettesse un commissario alla difesa e si chiamasse anche un commissario alla politica estera e non agli affari internazionali, e poi certamente alla questione sociale. Credo che a sentire la parola sociale lei non può che essere d'accordo, Lauretti. Sì, sono d'accordissimo, ed è importante anche per quei dati che abbiamo visto in questa mezz'ora, perché le persone, se l'Europa non si occupa veramente di loro, poi la disaffezione e il non voto è normale. Mi piace molto invece che sia gli studenti fuori sede, sia la maggior parte dei giovani scelgano partiti di sinistra o del campo progressista. A Bruxelles, Carlo Fidanza, le prossime priorità a cui guarderete per 5 anni? Beh, la difesa naturalmente è la priorità numero uno in questa fase, ma per quanto ci riguarda rivedere assolutamente tappe, obiettivi e modalità del Green Deal e incrementare invece le azioni per contrastare l'immigrazione irregolare su un modello che Giorgia Meloni ha finalmente portato qui a Bruxelles, quello degli accordi con i paesi terzi e del controllo delle frontiere esterne, cioè una svolta rispetto a decenni di chiacchiere su ridistribuzioni e rilocalizzazioni di migranti che non hanno mai funzionato. Ecco, la strada per arrivare alla formazione del nuovo Parlamento e di conseguenza della Commissione potrebbe non essere così chiara e così delineata. Che succede adesso, Leonardo Panetta? Sì, Ursula riparte da una nuova maggioranza, Ursula, perché l'esito delle elezioni europee ha confermato il PPE come primo partito, e poi ancora i socialisti che hanno un buon risultato, tra l'altro l'Italia e il PD sarà, diciamo, la delegazione principale in termini numerici, e poi ci sono anche i liberali che escono sicuramente un po' ammaccati dal risultato negativo della lista di Macron, che ha portato meno deputati, ma soprattutto è sicuramente inferiore agli oppositori del Rassemblement National. Però Ursula ha già detto, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che lascia delle porte aperte. Dietro quella porta è abbastanza chiaro che ci sia soprattutto Giorgia Meloni, i suoi 25 deputati di Fratelli d'Italia, del gruppo dei conservatori. Bisogna fare un passo indietro a quello che accadde 5 anni fa, quando venne votato Ursula von der Leyen, per ricordare che molte delle delegazioni di alcuni gruppi politici di alcuni paesi votarono a favore della von der Leyen, pur poi non entrando direttamente nella maggioranza. Fu il caso ad esempio dei conservatori polacchi. Di conservatori in conservatori questa volta sono gli italiani ad avere la meglio. Giorgia Meloni potrebbe votare a favore di Ursula von der Leyen, ma soprattutto bisogna riconsiderare anche quelli che saranno anche i passaggi successivi, cioè in questi ultimi 5 anni per votare tante direttive, penso a quelle del Green Deal, si fece affidamento sui Verdi, che non facevano parte della maggioranza ma garantivano un sostegno numerico importante. Per il nuovo programma della Commissione Europea bisognerà inevitabilmente andare oltre il perimetro della possibile maggioranza con i socialisti liberali PPE di 400 deputati, perché tra franchi tiratori, defezioni, bisogna stare al sicuro, ed ecco che quindi si guarda oltre questo perimetro. Le grandi manovre sono iniziate, ufficialmente ci sarà un primo Consiglio Europeo del 17 di giugno, quindi settimana prossima, proprio per cominciare ad avvicinare le parti. Sono già stati dati i ruoli di dei mediatori, per i socialisti ci sono Scholz e Sanchez, per i popolari ci sono Tusk, il premier polacco, e Mitsotakis, greco. Vedremo, sarà una lunga trattativa. Grazie Leonardo, noi purtroppo siamo in chiusura, io saluto l'onorevole Camilla Lauretti, la riaspetto naturalmente insieme a Carlo Fidanza, che saluto grazie e che ringrazio. Grazie.
Ringrazio anche il professor Passarelli, un buon proseguimento a Grazie tutti a voi che ci avete seguito e Together vi dà appuntamento alla prossima puntata.